Vi ringrazio tutti per, per essermi collegati e mi do il benvenuto al QA con il dottor Landi sulla marcia allergica delle, delle riniti. Il titolo della, della chiacchierata è in realtà, come dire, un po' partito dalla, da, da una mia idea che ho occupandomi un po' di queste cose, no? cioè della marcia, noi siamo abituati da, da pediatri ovviamente a, a immaginare la marcia allergica del bambino, che sappiamo l'atopia, la, la dermatite atopica, l'allergia alimentare, insomma quant'altro, tutta una storia che noi ben conosciamo che qualche volta si verifica, altre volte non si verifica, addirittura c'era cioè un lavoro di qualche anno fa di, di, di Giovanni Paino e Gianni Passalacqua che parlavano di una, di una marcia allergica inversa, cioè vale a dire il paziente ha la rinite allergica e a 8-9 anni sviluppa una dermatite atopica. Però eh, in questo caso, io ho pensato a una marcia allergica nell'ambito della stessa rinite, cioè in parole povere, il bambino parte con la rinite allergica all'età di 4, 5 anni, quando volete, sviluppa negli anni successivi una rinosinusite e in alcuni casi la poliposi nasale e in alcuni casi anche una, eh, una sovrapposizione, una concomitanza di asma. Questo ci è dato questa. Non è che sia ovviamente un, un, come dire, un mio pensiero così, nuovo, un pensiero così nuovo da parte mia, perché sappiamo che eh, insomma, le United Arrow's disease sono di fatto un aspetto noto, estranoto ed importante. Detto questo, è evidente che quando si trovano del, dei, dei pazienti a 19, 20, 30 anni, 40 anni con poliposi nasale, allora uno può immaginare... Che questa poliposi nasale, è spesso associata all'asma, sia nata da un giorno all'altro. Cioè, la domanda è: ma quando parte, quando inizia? E soprattutto, noi in qualche modo possiamo intuirla, possiamo mh, capire qualche cosa, mh, qualche cosa prima da questo punto di vista. E allora ho, fatto, ho preparato questa slide di, di, di ragionamento. Questo pensiero nasce anche da una serie di, eh, di lavori, di considerazioni che sono uscite. Allora, per esempio, sul New England di qualche anno fa era uscita una uh, come dire, quasi una, una review uh, sulla rinite allergica. Voi sapete che difficilmente il New England si occupa di aspetti allergologici perché altre cose più importanti da, da, da preoccuparsi, e invece ha fatto questa review in cui ci dice che gli steroidi nasali sono generalmente i più efficaci nella, 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 nella rinite allergica. Possiamo usare gli antistaminici orali, locali, gli antilocotremici, eccetera, eccetera, dice tuttavia molti dei nostri pazienti non ottengono un adeguato miglioramento con la farmacoterapia. Eh, lo stesso, questa, questa eh, survey di qualche anno fa, di Anna Maria Zicari, che tutti voi conoscete, addirittura aveva preso 2623 pazienti con rinite e aveva visto che il fenotipo della rinite allergica, tutti i bambini ovviamente, eh, il fenotipo della rinite allergica. Severa, rispondeva poco alle terapie, era ovviamente di particolare interesse e chiaramente non erano contenti né i bambini né i genitori né tantomeno tanto i, i, i medici. Anche questo lavoro eh, nostro, della, fatto con l'allergologia degli adulti, eh, ha visto esattamente la stessa cosa: che più del 60%. Eh, dei, dei pazienti con una rinite allergica non controllata, in realtà eh, rispondevano poco e male alla terapia, le linee guida aria non venivano tanto seguite, insomma, la situazione non era proprio eh, ottimale. Quindi un certo numero di pazienti non va bene. Allora, qui mi sono arrivate, eh, come vi dicevo, alcune domande. Io, eh, quelle che mi sembrava che potessimo eh, a cui potessi rispondere in qualche diapositiva, le ho messe insieme. Eh, le potete vedere tutti. La prima è per quanto riguarda la renitida da polline: qual è la percentuale di evoluzione in asma intermittente episodico e quella percentuale in asma persistente? Questa è una, domanda, è una domanda ovviamente difficile, a cui penso di non riuscire a rispondere. Vi farò vedere quali sono i lavori che ci portano in quella direzione. Per gli allergici agli acari molto spesso gli episodi boron costruttivi arrivano molto precocemente, sono quelli che ci fanno fare la sono molti bambini che arrivano a 5-6 anni con una sintomatologia rinitica esclusiva e poi sviluppano asma in età scolare, anche questa dare quantificare numericamente non è semplice, i fenotipi a maggiore probabilità di evoluzione asmatica da rinite e un bambino allergico, affetto da allergia alimentare, nei primi mesi di vita è più facile che sviluppi ehm, una linea allergica negli anni successivi rispetto ad un bambino senza allergia alimentare. Bene, io cercherò di rispondere a, 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 in qualche modo a queste domande e poi questo credo che sarà motivo di discussione. Questo è il lavoro, uno dei lavori più importanti, storici, eh, che è quello del gruppo di Arshad, no? dell'isola dell di White, eh, di White eh, che dice esattamente eh, questo. Eh, esprimere esattamente questo concetto. I bambini che hanno una, uh, una rinite allergica precoce e severa sono quelli che svilupperanno eh, una, uh, una svilupperanno sintomatologia respiratoria asmatica più severa e più precoce. Quindi, questo è un dato di fatto. Chi inizia precocemente e gravemente eh, sono quelli che cammineranno su un sentiero più pericoloso. Se andiamo a vedere, come vedete, quali sono i fattori di rischio di questo, di questo cluster di, di bambini, sono quelli che hanno l'atopia nella, nella, nella genetica familiare, la derbatita topica, le, una, un incremento delle GE, una broncoreattività, la rinite persistente, alti livelli di, eh, eh, di sintomi che impediscono tutta una serie di attività. Quindi questo è un gruppo che noi sappiamo... Che, eh, a cui dobbiamo prestare particolare, particolare attenzione. Eh, ancora c'è questo, questo lavoro su Giaci, storico, anche questo del 2010, della Corte Mass, che è quella che poi ha fornito, tutti noi credo che avremmo voluto avere, essere in quella Corte per poter seguire, ormai credo che sembra siano a vent'anni che... Che, che, che li studiano e sono 1314 bambini in salute, sono stati seguiti, questo è il lavoro del 2010, quindi all'età di 13 anni, poi vedremo altri lavori successivi, ehm, sono stati seguiti con interviste, questionari, eccetera, eccetera, studiati con tutti i parametri ehm, di questo mondo e alla fine si era visto che ehm, all'età di 5 anni eh, c'era una percentuale estremamente elevata del di, di, di 41,5% di bambini che avevano sviluppato il wheezing eh, nel, nelle nell età successive, tra i, eh, tra i 5 e i 13 anni. Quindi li hanno seguiti. Il 41% di questi bambini con rinite alla fine hanno sviluppato l'asma. Quindi anche qui è un dato importante per dirci che chi soffre di rinite allergica può sviluppare l'asma. Ancora, questo è sempre lo stesso gruppo, ma come vedete siamo nel 2015, quindi sono passati 5 anni. Sempre i nostri 1.314 bambini, 290 hanno avuto eh, a questo punto l'arinita allergica. E il rischio di avere avuto la rinite allergica era molto più alto quando c'era un'analisi positiva di rinite allergica in famiglia, di orticario, di asma. Quali erano i predittori indipendenti, cioè quali erano i fattori di rischio? Li avevamo già anche parzialmente visti nel lavoro dell'isola di, del, del, dell di Wilde. La sensibilizzazione allergica precoce, la dermatite nei primi tre anni di vita, il sesso maschile, il fatto di... Compiere gli anni in estate o in autunno, ma nessuno degli altri fattori, quindi ambientali, legati allo stile di vita, alla gravidanza, erano associati alla, allo sviluppo della minorita allergica. Quindi sono soltanto dei fattori non modificabili, che sono quelli sostanzialmente legati. Alla, alla familiarità, alla sensibilizzazione pre precoce. Tutto quello che avviene dopo nell'ambiente, in questo stadio, in questo studio, non sembrerebbe essere eh, modificabile, soprattutto potesse essere un obiettivo per un'eventuale prevenzione, eh, prevenzione primaria. Eh, ancora, qui ci, ci muoviamo un po' di più verso, eh, verso la poliposi nasale, che è uno degli aspetti... Che tutto sommato mi interessava, mi interessava di più perché è vero che ormai abbiamo capito, perlomeno abbiamo, abbiamo idea che, che, eh, che chi ha la rinite svilupperà l'asma, però non abbiamo ancora ben capito quali sono i pazienti che a un certo punto svilupperanno la poliposi nasale. Allora questo è un lavoro, come vedete, già in practice 2018: 110 pazienti con rino, sinusite cronica con, eh, con, eh, con poliposi nasale. Questi sono ovviamente pazienti non sono pazienti pediatrici, sono pazienti adulti, però se noi ci eh, guardiamo, loro li hanno, hanno diviso questi 110 pazienti in tre cluster. Come vedete, il, il primo cluster sono un gruppo che ha come caratteristiche l'atopia, la precocità del, dei sintomi respiratori eh, nell'infanzia. È una storia anche qui ehm, eh, di familiarità per asma, è una, è una durata intermedia della, della, della malattia. Poi abbiamo altri due cluster che in questo caso ci interessano di meno, come vedete ci sono eh, i fumatori, quelli che hanno disturbi minori di minor durata, però hanno, ehm, hanno avuto uno sviluppo tardivo di sintomi respiratori e quant'altro. Questo è interessante per capire come... Eh, anche nell'ambito della poliposi probabilmente non tutti i pazienti sono, non sono, sono uguali. Ancora, ecco questo è un, è un lavoro di molto, a mio giudizio molto, in, molto importante, molto bello, anche questo GIACI 2019 è stato fatto in, in, in due parti, il titolo GIACI dice Ce la dice abbastanza lunga. Dice la rinite nei bambini e adolescenti con asma. Quindi, anche qui li associa l'asma. Quindi, una delle domande era: qual è la percentuale? La percentuale è difficile da dirle, perché in base ai lavori. Eh, cambiano, eh, cambiano un po' le percentuali. Però, se noi guardiamo questo studio che è di fatto una review perché va a vedere 619 fatti su 619 bambini con asma, la rinite presente nel 93.5%. Quindi diciamo che abbiamo una forte, un forte legame tra le, tra le due patologie. La cosa interessante, poi loro hanno diviso. Eh, hanno diviso le, le riniti eh, in, in sostanzialmente in sei gruppi. In sei gruppi. La, la, la rinite stagionale, un gruppo di pazienti, come vedete, 40 che sono quelli eh, che non hanno la rinite. Eh, e questo è un appunto, se, che, che vorrei, è una domanda che vorrei fare agli autori perché loro poi. Ehm, distinguono, mettono ancora non rhinitis, quindi non rinite e non allergica rhinitis, quindi mi sarebbe piaciuto sapere qual è la differenza tra questi due gruppi. Comunque andando avanti ehm, eh, abbiamo una, una e, ecco, e soprattutto anche il terzo gruppo che è la IAR, cioè le indeterminate atopiche rhinitis, mi piacerebbe sapere che cosa si intende per una rinite atopica indeterminata, Però, e poi abbiamo il gruppo della perenne, la PAR, ehm, e questo più interessante che, sono, che loro definiscono PARSE che sono quelle riniti perenni che tuttavia hanno delle esacerbazioni, eh, delle esacerbazioni stagionali la cosa interessante è che la maggioranza dei, dei bambini di questo gruppo rimaneva sintomatico malgrado l'uso del, dello steroide nasale con o senza gli antistaminici quindi anche qui le nostre armi diciamo tradizionali che anche la rivista del New England ci diceva beh, la stragrande maggioranza vanno bene con lo steroide qui sembrerebbe essere che non sia proprio sempre così e soprattutto il gruppo che andava nettamente peggio questo è facilmente intuibile perché sono quelli che stavano sempre male anche con delle esacerbazioni sono proprio questi quindi questo gruppo che è il, tra l'altro ahimè come vedete il più grosso quindi sono 212 pazienti ed erano anche quelli che più frequentemente erano eh, la malattia era associata eh, con l'asma e quindi loro giustamente dicono questo studio offre un, un, un forte supporto al concetto che la rinite e l'asma presentino la manifestazione, le, le due manifestazioni, la fase 1 e la fase 2, visto che siamo in tempi di fase 1 e fase 2, della malattia, della malattia allergica. Questo è un nostro lavoro sempre col gruppo dell'allergologia degli adulti che aveva in parte visto questo. Voi sapete che le squad sono quelle forme descritte da Jean Bousquet per la prima volta qualche anno fa, quindi sono quelle forme severe, complicate, probabilmente sovrapposte, cioè in cui non c'è un'entità unica ma sono più entità di rinite, so, si è visto che proprio i pazienti che andavano allergici, quindi questo è già un gruppo più, eh, più delineato. Erano i poli sensibili sono quelli che più facilmente avranno, andranno incontro a dei sintomi eh, complicati che vanno male. Quindi senza andare, senza uscire dalle forme non allergiche, ma stando nell'ambito dell'allergia, i poli sensibili sono, e anche questo può essere abbastanza facilmente intuibile, sono quelli che in qualche modo vanno, che in qualche modo vanno peggio. Ancora sempre dal gruppo ARIA. Eh, ci viene proprio detto esattamente questo: che abbiamo comunque uno spostamento delle, dalle forme lievi a quelle moderate e severe. Uno spostamento. Anche di tipo misto, come potete ben vedere, anche perché se noi andiamo a sommare il 34% delle forme miste, poi vedremo che cosa si intende, e delle forme non allergiche, che in compenso di cui sappiamo abbastanza poco, abbiamo più del 50% delle forme di rinite, di rinosinusite, che noi facciamo fatica in qualche modo a, a, a classificare. Quindi anche questo direi che è un dato eh, che va a, a collimare con quanto detto. Bene, eh, poi passiamo al capitolo della LAR, se su, su questa prima tranche di domande che non so chi, chi mi ha fatto, eh, so mi ha fatto eh, qualcuno vuole farmi delle domande o chi mi ha fatto le domande vuole, vuole circostanziare, direi che lo, lo, lo possiamo fare adesso se siete d'accordo. L'allergia alimentare e un'evoluzione poi in rinite allergica, era la mia. Sì, beh, quello... Ecco, su questo devo dire un lavoro, cioè qualche cosa che ci dica che esattamente questo, direi che in, in questo senso, non, non, che io sappia, non c'è. Chiaramente, come tu ben sai, penso che iniziare con un'allergia alimentare non sia un buon, una buona partenza, no? Cioè, un bambino che sviluppa un'allergia alimentare, poi sappiamo che per esempio la sensibilizzazione all'uovo eh, era già un fattore... Questo era lo studio di, qualche, di, studio di qualche anno fa, che la, la positività all'uovo era ehm, propedeutica no? per avere, avere l'allergia agli acari e conseguentemente l'asma. Quindi i lavori sono sostanzialmente, sono sostanzialmente quelli. Eh, da quello che emerge è che la, diciamo così, la familiarità e la costituzionalità Topica, sono quelli che giocano un fattore certamente, certamente sfavorevole. Insomma, questo forse è il dato, è il dato più importante. Dare delle percentuali insomma, è, è, è difficile perché poi, eh, però, per esempio, quest'ultimo studio qui su, su Giaci parlava quasi del 94% eh, quindi di pazienti che sviluppavano limite di quel gruppo lì. Il secondo gruppo di domande è sulla rinite locale allergica. Che tutti voi sapete eh, sapete in che cosa consiste, eh, il gruppo della Carmen Rondon è stato il gruppo che ha portato avanti più lavori su questo, su questo, su questo terreno. Quindi le domande sono: esiste l'ALAR, quindi domanda centrale, esiste anche nei bambini più piccoli? Eh, può una rinite allergica locale evolvere in una forma allergica, e se sì, in che percentuale e in che tempi? E poi il test di provocazione nasale multiplo, che è stato, che è alla base di tutti, le, le, ehm, i lavori della Carmen Rondon, è affidabile, soprattutto è praticabile nella normale routine. Queste sono tre belle domande che ci consentono di andare su, eh, su un terreno, eh, su un terreno interessante. Allora, questo è il lavoro di, di Paolo Matricardi, che tutti voi conoscete, che ha messo bene in chiaro quelle che sono le milestones e il concetto della rinite locale allergica. La, la storia la Carmen Rondon l'ha portata avanti negli ultimi anni, ma la storia, come vedete, è vecchia perché parte dal 1947 con passaggi successivi. Abbiamo anche un grosso contributo italiano che è quello della Laura Sensi, qui del gruppo del professor Marcucci di Perugia. Per arrivare, come vedete, a, intorno al 2009 con i, i lavori importanti della, della, della Carmen Rondon. Ed certamente anche una revisione di Zang. Eh, che, cosa, che cosa ci dice Paolo Matricardi nel suo lavoro? Ehm, che è sostanzialmente un, una review, un punto della situazione, ci dice che in, sostanzialmente noi abbiamo tre cluster, quindi la LAR in un cluster è il primo passo verso l'evoluzione classica dell'allenica allergica, in parole povere il nostro paziente ha, ha delle IgE specifiche a livello nasale ma poi le avrà anche a livello sistemico, quindi di fatto diventa un allergico classico come noi conosciamo. Un secondo cluster che ci dice che la l'alare invece è un fenotipo distinto, è stabile e non svilupperà mai una sensibilizzazione sistemica. Quindi lui rimane un, un allergizzato a livello locale. E dagli studi della Rondon questo sembrerebbe essere il gruppo più numeroso. È uscito un lavoro successivo a questo e ci dice che probabilmente questo è il gruppo più numeroso. E poi abbiamo un terzo cluster che ci dice che la rinite allergica... Esordisce in realtà con tutte e due le sensibilizzazioni. Per cui nel momento in cui il paziente ha sintomi, ha sia i, eh, i pre-test positivi che il dosaggio delle IGE specifiche a livello nasale. Quindi questi sono i tre cluster di evoluzione della rinite, della, mh, della rinite allergica locale. È uscito l'anno scorso questo bel lavoro su Pai, eh, sempre un po' sullo stesso, sullo stesso filone, e è andato a vedere questo nei bambini perché la domanda era ma esiste in assoluto? Esistere? La risposta è sì, esiste perché le IG specifiche a livello locale sono state trovate. Eh, esiste nei bambini? Eh, nei bambini questo è il, è il, lavoro, è il lavoro di PAI dell'anno scorso che come vedete eh, ha, ha le due torte, a sinistra abbiamo la rinite. Eh, la diagnosi di Nito è fatta unicamente sui pre-test o sul dosaggio delle Gie specifiche, mentre a destra abbiamo invece quando sono andate a cercarsi, si è andato a cercare anche le IgE a livello locale. Come vedete, quel 27,9% diventa un 19%, perché un 8,1% rileva la presenza delle, delle Gie locali. Detto, poi andremo un po' più nel merito. Detto questo, rimane comunque, come vedete, un diciamo, quasi un 20% di pazienti che hanno una rinite a cui noi non sappiamo, eh, in qualche modo, non riusciamo a dare una diagnosi, neanche con un esame tutto sommato sofisticato come, come questo, che non è certamente, che non è certamente di, di routine. Eh, con Matteo Gelardi e il gruppo nostro della citologia nasale, qualche anno fa ci eravamo presi la briga di andare a, di andare a fare lo studio anche noi valutando pazienti allergici, non allergici e gruppo di controllo e andare a cercare le IGE a livello locale. Ora, le IGE a livello locale noi le abbiamo trovate. Il problema è che le abbiamo trovate negli allergici, quindi quelli che tornando al cluster di Paolo Matricardi di prima sono quelli che hanno tutte e due le cose. Le abbiamo trovati nei pazienti non allergici, quindi questo potrebbe essere un, uh, un dato in più, ma è il fatto che li abbiamo trovati nel 50% anche nel gruppo di controllo, cioè nei pazienti sostanzialmente sani. E questo è in linea con quello che dicono anche le, 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 le scuole di immunologia: cioè il fenomeno può essere rappresentato banalmente da un'espressione di una risposta innata piuttosto che da una reattività locale, cioè il fatto che possa esserci una produzione, ma questa produzione non necessariamente indica che il paziente possa avere dei sintomi da questo punto di vista, esattamente come tutto sommato un prick test che noi possiamo trovare positivo in un paziente che in realtà rimane asintomatico per quel tipo di allergeno. Quindi insomma, l'argomento è ancora, come dire, abbastanza in divenire da questo punto di vista. Ehm... Ecco, e poi la domanda, la, la, la domanda molto, molto interessante dice: va bene, siccome la Carmen Rondon ha sempre fatto, oltre alla ricerca delle IGE specifiche locali, ha sempre fatto il test di provocazione nasale, probabilmente per andare a stanare queste, queste IGE locali. Ecco, è attendibile o non è attendibile? C'è un position paper della, delle ACI del, di due anni fa che si è riunito proprio per cercare di riunire. Tutti i vari protocolli che venivano, che venivano presentati, che venivano fatti, perché qui di, fa, di fatto non c'era una, una, una metodica unica. Diciamo che non è che sono arrivati a una, a una conclusione proprio univoca, dicono che si dovrebbe usare eh, soluzioni di test standardizzate, che per inciso non sono neanche tanto semplici da trovare, bisognerebbe fare i due PUF-01 per narice bilateralmente, per, in modo tale da poter avere una, una risposta clinica, sia clinica, critica e clinica, sia soggettivamente che oggettivamente. Nella pratica clinica non è una cosa, non è una cosa facile, spesso viene usato eh, questo sistema multiplo per cui vengono fatti allergeni eh, in, in sedute, nella stessa seduta ma in tempi successivi e chi critica questo tipo di approccio dice che alla fine sono sempre positivi gli ultimi. Gli ultimi test piuttosto che i primi probabilmente perché la mucosa nasale banalmente si irrita dal fatto che in qualche modo uno gli spruzzi delle cose, certamente, eh, nella pratica clinica è una cosa abbastanza complicata. Quello che un po' il nostro gruppo della citologia nasale eh, vuole sottolineare che sarebbe interessante vedere sempre le, le, con i tempi giusti, vedere quali sono poi i, gli aspetti infiammatori veri e propri, perché al di là della provocazione io devo poi vedere che cosa capita nel naso. La Carmen Rondon questo non l'ha mai fatto, noi abbiamo tentato di fare qualche, qualche cosa, non è semplice mettere insieme le due cose anche perché la, 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 come dire, il, il, i tempi in cui gli osinofili in qualche modo vengono, eh, arrivano a livello della mucosa non sempre sono, non sempre sono noti e non sempre sono eh, attendibili. Quindi ci sono ancora delle cose da mettere a punto. Certamente questa non è una metodica proprio di, di facile utilizzo, ecco. però insomma. Ci si può lavorare, um, un altro aspetto a proposito delle, delle riniti idiopatiche. Eh, questo era un position paper di, di qualche anno fa, proprio fatto solo sulla rinite non allergica, quindi ci siamo tolti tutta una serie di, di situazioni. Voi vedete che eh, comunque il 50% loro lo definiscono idiopatico. Quindi il 50% è tanta, è tanta è una cifra estremamente importante. Per di più, loro in questo, in questo position paper dicevano: Beh, può darsi che in questo 50% ci siano lenares. E eh, però, anche qui, per fare una diagnosi di lenares, noi l'osinofilo le lo dobbiamo trovare, non è che può essere una diagnosi di esclusione. Cioè, non è che possiamo fare diagnosi di esofagite eosinofila senza aver trovato gli osinofili. Quindi, anche qui ci sarebbe da, da, da discutere. Ecco, questo ci introduce il concetto, nell'ambito delle forme idiopatiche, delle forme non allergiche. Di questa classificazione delle cosiddette riniti cellulari, di cui l'ANARES, che è la rinite all allergico-sinofila, è certamente la più famosa perché è stata evidenziata nel 1978, poi già nel 1981, eccetera, eccetera. È chiaro che sono classificazioni, come dire, descrittive, cioè di fatto si dà il nome della presenza, in base alla presenza o meno, di alcune cellule di tipo infiammatorio. I passi successivi, mentre per l'ANARES qualche cosa in più si sa. E forse potrebbe essere associati all'anaresma che ha una, una compartecipazione anche di pomastocitare le altre sono ancora di difficile inquadramento nosologico nel senso di dare una criticità a quello che avviene eh, di quello che avviene nella sintomatologia del paziente però insomma il dato di fatto e il dato iconografico esiste sta a noi cercare di mettere di mettere insieme di mettere insieme i pezzi certamente la, la metodica è, è molto semplice, insomma, poi andremo a vederla brevemente. Ehm, in una delle domande era: ma queste forme esistono anche nei bambini? Queste forme esistono anche nei bambini. Noi le avevamo pubblicato qualche anno fa con Matteo Gelardi, Gianluigi Marseglia e gli altri. Abbiamo visto che insomma, ci sono queste cose se uno le cerca, eh, se uno le cerca, le trova. Bene, eh, se ci sono domande su, su questo punto. Per tua esperienza, ma. Per fare il test di provocazione, eh, in quel caso io ho adoperato eh, il vaccino della stalla, ma si può fare secondo te utilizzando gli estratti per i trick test? Ovviamente utilizzando come controllo la glicerinata che utilizziamo certo. come controllo. Io però mi ricordo che guardando i tuoi vetrini, se ti ricordi c'erano stati alcuni pazienti che avevano risposto in una maniera esagerata dal punto di vista eosinofilico con la glicerinata. Eh certo, certo. Ecco, quindi, d'altronde eh, l'eosinofilo sta lì, nelle eosinofilie sistemiche, no? Non so, la Churg-Strauss, la Wegenerer, allora l'eosinofilo ci sta lì perché ci sta lì, dica perché c'è un'allergia, capito? Allora, infatti, quando chi si occupa di citologia vede gli eosinofili nel naso e dice vabbè è un anares, ecco abbiamo fatto... Un momento, un momento, cioè... La... L'anares, sì, può essere, però, però un, un pensiero che questo paziente possa avere un problema più sistemico ti deve passare per la testa, cioè, e, e infatti sarà una delle conclusioni, cioè, vai a vedere l'eosinofilia le, le periferica, vai a vedere se è un paziente che ha anche l'asma, perché? perché questi a volte sono pazienti complessi, cioè, non possiamo dire sì all'anares, quindi vada pure avanti con i citi del cortisone. Ecco, cioè, questo probabilmente, alcuni di questi probabilmente sono pazienti diversi. E sono pazienti magari sistemici. Tant'è che chi ha la, cioè la triade di Vidal non è una roba che non si vede, no? Pazienti di 40 anni con un'insorgenza tardiva di asma. Eh, io che faccio citologia nell'adulto, li, li vedo che sono pazienti che hanno poi una storia diversa. La domanda è, questi iniziano prima, quindi... quindi quali sono quelli che noi dobbiamo intercettare? Sicuramente le riniti che in qualche modo vanno male, sono quelle che ci danno più pensieri, che ci danno più, più che, che rispondono meno alla terapia, che magari hanno risposto male a un'immunoterapia perché ce ne sono. Ecco. Eh, il test di provocazione nasale, sì, io devo dire, non so, però il mio parere non conta, conta poco. Non è che mi trovi così entusiasta, cioè non, non so quanto mi possa aggiungere più di tanto. Ecco, cioè, penso che in un paziente che ha dei sintomi, andare a vedere come sta il suo naso dal punto di vista citologico mi dica molto di più. Cioè, se ho un paziente positivo agli acari e trovo 3 o 4 eosinofili nella sua mucosa nasale, cosa mi aggiungerà? Cosa ah, mi aggiungerà? Probabilmente... Il test di provocazione è utile nei polisensibili, dovesse andare a individuare l'allergene in principale se non altri sistemi. Insomma, probabilmente questo può avere un senso, altrimenti concordo con te. Sì, poi attenzione: il discorso è quanto ti impegna un test di provocazione, cioè nella routine, parliamoci chiaro: cioè, eh, eh, quanti, chi può fare, ma anche se posso dirla, anche la, la ricerca delle Ig locali. Eh perché comunque quando noi, tu anche l'hai fatta, cioè non è che sia proprio indolore, eh, facile da fare, di, insomma, esame non semplicissimo, ecco. Poi loro danno come, 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 come obiettivo il fatto di fare l'immunoterapia specifica perché tu hai legge, ma ah, io intanto l'immunoterapia specifica, per come la vedo, penso come la vediamo tutti, comincierei a farla a quelli che la devono fare già. Cioè. Eh. E che ne abbiamo anche persino pochi di quelli che la fanno, no? Eccoci, cioè prima di andare a farla proprio a questi qui che mi sembrano un po' una nicchia, cioè chi pensa le certo. due volte, ecco, detto francamente. Dunque, dal punto di vista citologico, una LAR ha un quadro specifico. Questa, questa è, una domanda, è una domanda interessante perché è quello: quando avevamo invitato la Carmen Rondon al nostro congresso a Roma, gliel'avevamo chiesto, dico, peccato non aver messo insieme questi dati perché in realtà a noi non è che interessa, cioè non, non vorrei che si non si dovrebbe confondere la patogenesi con l'infiammazione. Cioè, il fatto di avere delle Ig specifiche locali mi dice che ho la sensibilizzazione, quindi ho scoperto il meccanismo, ho il prick test positivo o le OGI locali. Benissimo, ma poi nel caso del PRIC test la domanda successiva è ma questo paziente ha i sintomi sì o no? Nel caso della LAR, questo paziente ha i sintomi sì o no? Allora, se io avessi io lei li ha trovati col test di provocazione nasale, che, su cui abbiamo espresso adesso qualche dubbio. La citologia, a nostro avviso, qualche cosa in più avrebbe potuto dirlo, perché è chiaro che se io trovo le GI specifiche locali positive e poi trovo degli osinocri nel naso, vabbè, posso aver fatto che uno più uno fa due. Insomma, mi sono già avvicinato di più, per come la vediamo noi. Poi uno avrebbe potuto, lei ha fatto il... Faceva il test di provocazione nasale, le, la, 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 richie, la ricerca delle gie specifiche nasali, fare la citologia veramente avrebbe aggiunto molto, sarebbe stato un dato in più. Anche banalmente, poi per dire guardate che non cambia niente. Ma non cambia, allora, se non cambia niente, io però una domanda me la faccio. Ho sbagliato i tempi a fare la citologia perché non ho dato tempo. Non posso basarmi sul fatto che il paziente stannutisce, perché il paziente stannutisce anche quando va dall'Ottorino e gli mette una fibra nel naso. O quando io gli faccio la citologia nasale e gli tocco il turbinato, lui sternutisce cioè, È un fatto meccanico, non è detto che sia un fatto infiammatorio, anche cioè, lo sternuto dietro ha sempre un'infiammazione. No? O, o correggetemi se sbaglio, perché, eh, perché è così. No? Allora, Massimo, sono dunque. La prima non è una domanda, ti volevo semplicemente riferire le mie osservazioni riguardo al cluster che partirebbe solo con, diciamo, con la presenza di. I eh, ge locali senza eh, test negativi, eh, sierologia negativa, che io ti dico sinceramente, considerando i lavori degli spagnoli che ti dicono sono un quarto dei rinitici allergici, seguili negli anni perché questi primo dopo diventano allergici come gli altri. Io li ho seguiti, Massimo, ne ho seguiti sì. tanti perché sai, quelli che non ti spieghi. Tu te li ricordi sì, io li ho, certo, tornare, certo. li ho fatti tornare mi dicevi, ogni anno, dicevi quel anni. gruppo il gruppo che il gruppo che hai tutta sì. la sintomologia e i test negativi Sì, perfetto, perfetto. e li ho fatti tornare li ho, certo. eh, io, eh, ogni anno gli ho rifatto Bene. i test certo qualche volta ho fatto anche gli esami sul sangue massimo certo. credi non ne ho trovato neanche uno che sia diventato certo eh, positivo ridico, certo. Allergico va bene questa è un'esperienza no, 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 un no ma questa è un'esperienza che conta ed è probabilmente entra io qui ho rimesso la diapositiva in quel gruppo lì che Paolo ha detto che la LAR ammesso che diamo per buona tutta la storia della LAR quindi sembrerebbe essere un fenotipo distinto quindi esatto. o i tuoi pazienti non hanno, non hanno niente cosa possibile eh. o al massimo hanno una LAR ecco questo è il punto eh, 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 e questo sembrerebbe costa, essere eh. Eh. L'altra cosa volevo sapere, cosa ne pensavi ehm, dell'altra de, de dell interpretazione, che, cioè che si tratti di allergici che sono stati indagati male. C'è cioè, sì. un lavoro che eh, io ricordo che tu quando hai, diciamo, perché sai, sono, le IG sono, sono, sono specifici, le IG sono specifiche le devi cercare. Se tu non le certo. cerchi... Ah no. certo. Quindi allora, facendo riferimento invece alle IG totali, c'era un lavoro che diceva: sì. se tu hai le IG totali sopra un certo cutoff, non ricordo se era 112, 116, sì. se vai ad allargare eh, il, la, lo spettro de, dei test che, che fai, eh, ti, ne Alla recuperi fine. un 10%. Era un allergene che non avevi cercato. Giusto, questo è giustissimo. questo è giustissimo. Eh. Mi ricordo una volta avevo fatto questa discussione e lui mi ha detto: sì. Noi diciamo stiamo parlando delle riti non allergiche, ma siamo sicuri di aver fatto tutto per bene, cioè noi facciamo una batteria di test, giusto? Ecco, sì. più o meno all'incirca all penso che testiamo tutti. Le stesse cose, magari qualcuno farà il tiglio e qualcun altro farà il faggio, non lo so, a parte che tutte le crociature di questo mondo, però è possibile che qualche cosa ci scappi. sarei Un pensiero che avevo fatto un po' di tempo fa, sarebbe interessante vedere, avendo ovviamente i mezzi, le risorse e quant'altro, questo gruppo qui che noi abbiamo dato per negativo, fargli veramente il, eh, un test allargato che faccio per dire che forse è uno di quelli quelli allargati più affidabili e vedere se effettivamente ci sta scappando qualche cosa. Chiaro uh -huh. che, eh, è chiaro che eh, insomma, bisogna avere anche i soldi per fare questo studio qui, perché, l'esame non è proprio di basso costo. Non puoi certamente sì, puoi anche chiederlo al paziente, insomma, ma non è che puoi mettere su uno studio su questo. Però la, la, la tua osservazione è è giustissima perché siamo così sicuri che avendo fatto 10 prick, 12 prick noi abbiamo risolto il problema soprattutto in un paziente come hai detto tu che magari ha 150 dg totali Ecco, quindi apparentemente comunque qualche cosa lui dovrebbe avere allora poi qui ci sono delle altre domande che mi dicono allora una NAR può evolvere da una forma ad un'altra per esempio partire come una VAR e essere svolto un una NARESMA e se sì perché eh, questa è una buona domanda come si può fare la diagnosi differenziale? Allora, alla prima domanda è difficile dare una risposta, però presumibilmente il passaggio da una nara a una anaresma è possibilissimo. Perché questo? Perché eh, noi, quando facciamo un citologico nasale, ovviamente cogliamo quel momento lì, un po' come fare l'emocromo, poi se io, rifaccio, se io lo rifaccio magari una settimana dopo, troverò qualcosa di diverso. Quindi il fatto che ci, sia magari ci siano molti osinofili e poi e, e in quel momento non c'erano non c'erano i mastociti, questo potrebbe anche essere. Eh, anche se nella fisiologia delle cose dovrebbero arrivare prima i mastociti e poi gli osinofili, ma insomma anche qui non è detto. Certamente il sistema, comunque qui entriamo un po' anche nel discorso delle famose riniti sovrapposte, che è anche quello che ha detto Jean Bousquet e anche quello che ha detto il position paper delle forme delle riniti, delle riniti eh, miste, quando lui ha fatto un personalmente non e ha detto, guardate che molte sono forme miste. Allora, certo, la citologia nasale è uno strumento di precisione, perché? Perché mi permette di andare a vedere dal punto di vista dell'infiammazione che, che cosa sta capitando. Le forme, le forme cosiddette sovrapposte, vabbè, queste sono due diapositive, la chi, chi mi ha sentito parlare, le già, già viste mille volte, l esame estremamente semplice, assolutamente non indaginoso. Eh, qui su questo, su questo numero di paper di Clinica Sperimentare Allergy è descritto esattamente la metodologia e come si deve fare, quindi basta guardare, eh, basta guardare questo lavoro e si, fa si può fare esattamente così. Ecco, questo è un caso classico, un caso mio, un caso vero. Vediamo se ci sono anche. Ecco esatto, di un ragazzo di 15 anni che ha una diagnosi di allergia ad Acari fatta a 5 anni. Lui ha una ostruzione nasale. Persistente, ha un post-nasal drip importante che non lo lascia dormire la notte, eh, tende a tossire e soprattutto questo ragazzo ha familiarità per poliposi ed asma. Ora, se noi andiamo a vedere l'espressione le, cellulare di questo paziente, allora vedete alcune cose. Innanzitutto i batteri: abbiamo i cocchi, abbiamo i bastoncelli abbiamo un certo numero e quindi questo ci sta col post -nasal drip, con la sua situazione catarrale abbiamo i neutrofili che quindi ne abbiamo un discreto numero ne abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, insomma c'è una neutrofilia e ci sta sempre con l'episodio catarrale batterico perfetto abbiamo un po di biofilm vedete ciano ma soprattutto abbiamo vedete qua 1 2 3 4 5 osinofili che sono un po' tanti per una flogosi allergica minima persistente come ti aspetteresti in un paziente allergico agli aceri. Quindi questo è un paziente che per sua storia clinica va assolutamente monitorato, perché ha iniziato e rientra in quel gruppo del, dell'isola di White, sono quelli che a 5 anni sono già positivi, hanno i sintomi, hanno gli aceri. Ha sempre il naso chiuso, ha fenomeni catarrali e soprattutto ha una familiarità per poliposi ad aso. Questo è un ragazzo che cammina in quella direzione, quindi va monitorato. Ovviamente le, le, la fibroscopia nasale andrà fatta più volte, vanno anche indagati a volte dal punto di vista immunologico, vanno indagati dal punto di vista dell'osinofilia sistemica, perché tornando al discorso di prima, questi sono pazienti che magari qualche sorpresa ce la danno. Non per, niente, non per niente, sapete tutti che sono usciti dei biologici per la poliposi nasale ecco, e, sono, e sono biologici che vanno a colpire che cosa? i recettori dell'interleuchina 5 e 5, quindi vanno a colpire che cosa? Il bersaglio finale il l'eosinofilo, ecco, e quindi insomma, ed è un numero di pazienti, c'è cioè la poliposi non è una malattia rara, ecco, quindi questo è un po' il messaggio della, del discorso della marcia, della marcia allergica. E biologici nelle NAR, NARES, NARESMA? ci sono eh beh, esperienze, ci sono no, dati? No, no nella, nel paziente diciamo puro, con con l'anare, naresma senza una poliposi nasale, non abbiamo, non abbiamo ancora assolutamente nessun dato. però potrebbe essere il passo successivo. Cioè, nel paziente che comunque ha una situazione di questo tipo, perché no? Perché ci sono, chi le ha, non, non, ha una, non ha una non sta bene, cioè così è come la l'asmato esatto. grave, esatto, esatto. grave che fa. Quello che a me preoccupa sempre quando vedo questo paziente qui è che, che mi stia scappando qualcosa, capito? Cioè, perché, mm -hmm. perché quando trovi questi quadri così imponenti di infiammazione osinofilica, osinofilico mastecitaria, cioè, la domanda è dice: ma perché questo qui è tutta sta roba lì? È chiaro che sono. È chiaro, lo sappiamo che esistono anche in altre situazioni. No? l'esofagite osinofila è lo stesso, però tant'è. Anche lì le resofegete osinofila, fra un po' i biologici, se non hanno già iniziato, li iniziano. Ecco, e poi la Vernal, tanto per dire un altro, è in fondo un modello molto simile. Quindi il bersaglio che cattura le osinofile ce l'abbiamo in diverse situazioni, no? Però, secondo me, certamente andremo in quella direzione lì. Ecco. E, e soprattutto cominciano ad esserci dei dati: qui noi l'avevamo scritto, non, non riporto la, la voce bibliografica, ma se trovate il lavoro, che siano proprio queste le forme. Che evolvono in poliposi nasale. Ma non è, è anche possibile che succeda perché pensate all'impatto infiammatorio sulla mucosa, perché poi il polipo nasale non è, non è come il polipo intestinale che, ha una sua, che è sessile, non è nient'altro che l'iperplasia di una mucosa. Quindi l'iperplasia è una mucosa che è stata tempestata. Da, in questo caso da fenomeni infiammatori, citochinici e quant'altro. Quindi le, le, le due cose ci stanno abbastanza anche dal punto di vista del ragionamento. Ma poi non è che anche questa cosa qui non è che l'abbiamo detta solo noi, nel senso che, per esempio, c'è questo lavoro su ALE dell'anno scorso, vedete, 259 pazienti con rinosinusite con, eh, cronica e il gruppo di controllo. A questi pazienti non hanno fatto la citologia nasale, a questi pazienti gli hanno fatto l'esame istologico. Quindi, insomma, sono andati giù un po' più pesante, come vedete, in questi pazienti con rinite cronica li hanno divisi con la con la rinite allergica e la nares e poi nell'ambito anche qui alla fine hanno fatto una una, una divisione praticamente su, su come su, su quello che, che che diciamo da qualche tempo noi le dividono ancora con l'asma e senza asma, esattamente come abbiamo le rinosinusite con e senza polipi, le nares con e senza asma, quindi è possibile che anche nell'ambito dell'eosinofilia nasale alcuni siano veramente dell'eosinofilia nasale e alcuni invece siano prodromici di una malattia più sistemica, più importante, che avrà poi magari la poliposi, l'asma e l'intolleranza all'aspirina. Ecco, per dire. E poi anche loro hanno trovato la, la rinite allergica locale e le IR che sono le forme che di fatto non si riescono a capire che cosa sono. Quindi eh, l'endotipizzazione loro l'hanno fatta l'hanno fatta però con, con l'esame istologico. Ecco. D'altronde che eh, sappiamo il, qual è il meccanismo per cui gli osinofili arrivano nel naso è il meccanismo, è un meccanismo sistemico no? per cui abbiamo in realtà è come se fosse un loop, l'infiammazione nasale richiama eh, attraverso tutto il sistema delle citochine stimola il midollo osso, il midollo osso riproduce osinofile e quindi è sostanzialmente come dire un, un overloop di, di infiammazione osinofilica. Questo è un bel lavoro perché eh, sono le, le rinosinusiti rino croniche e osinofiliche con e senza poliposi nei bambini, quindi è chiaro che nel bambino se noi troviamo un polipo forse prima andiamo a pensare alla fibrosicistica. Però dopo che abbiamo escluso la fibrosicistica, la discinesia ciliare, ci dobbiamo andare a preoccupare che siano pazienti anche che hanno magari forme sistemiche, come per esempio che poi magari diventeranno Giustraus o granulomatosi. D'altronde, eh, questo, eh, questo aspetto lo si vede bene anche nelle forme di rinosinusite cronica, con e senza poliposi. Questo è il lavoro su Giaci. Non potevo riprodurre le torte del lavoro perché non ci è concesso, però loro hanno fatto un lavoro molto interessante perché hanno preso, come vedete, sei città: no? sono sei città, tre, due in Europa, due in Cina, una in Australia e una in Giappone. Però la parte alta: cioè il Berlino, il Benelux, Adelaide e Tokigi. Eh, hanno, sono di fatto delle città occidentali perché il Giappone e, e l'Australia si comportano come noi. Se noi andiamo a vedere soltanto, per esempio, l'espressione di queste, di queste poliposi o senza poliposi, so, vediamo, cominciamo da quelle con la poliposi, che è, la, la, che è questo gruppo qua, che è questo, il primo gruppo, questo gruppo qua. Quindi andiamo a vedere un parametro: quello della, di quanta interleuchina 5 c'è, quindi di quanta infiammazione osinofilica c'è, come vedete in Europa. Berlino 62, il Benelux 82, Adelaide 46, Giappone e Asia, ma un occidentale 39. Se scendiamo in Asia vera, cioè Pechino e, e Chengdu, siamo al 19 e 16. Se ci spostiamo nelle forme senza poliposi, scendiamo comunque, la, la, la parte diciamo occidentale mantiene livelli un po' più alti, la parte asiatica vera molto meno. Quindi è, è possibile che l'eosinofilo giochi un ruolo importante nello sviluppo del polipo della rinosinosite cronica, perché i dati sono questi, questo è un lavoro, devo dire, su una popolazione molto ampia e devo dire anche molto, molto bello. Bene, eh, qualche domanda su, su... Cosa pensate di questo? Perché mi interessa, questo è un ragionamento così che faccio da Ma molto posso tempo. Posso fare una domanda? Certo, eh, certo. Ehm... Allora, sfrutto la tua esperienza sulla citologia nasale, eh, ma ritrovare secondo te uno o due ozinofili solamente, quindi con proprio una presenza scarsa, la veresti già come una forma iniziale di. Naturalmente parlando con un brick test negativo, cioè alla ricerca, perché sai, ci sono, è descritto che il neotrofilo si sì, può scappare anche sulla mucosa sì. eh, diciamo, normale, però l'eosinopero teoricamente non si dovrebbe trovare, però invece è una cosa che capita, non solo nella tua esperienza. L'altra cosa, la, fre la frequenza di Naresma, e è, 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 è a me pare abbastanza bassa rispetto. Sì all'anares e alla narne, tu che dici no dico che la domanda è giusta eh, allora è chiaro che noi dobbiamo essere sicuri che questo paziente non sia allergico ma diamo per buono questo aspetto se io trovo degli osinofili in un paziente anche pochi che non è allergico io devo pensare che questo abbia un anares il mio referto in questo caso è un referto ecco. chiaro e dice ridice ehm, eh, Possibile nares in fase di bassa cellularità, perché questi pazienti sappiamo che hanno una, un, un decorso certo. piuttosto ondivago. È chiaro che questo paziente il passo successivo è: torni a fare un citologico nel momento per lei peggiore dal punto di vista, quindi tu gli rifai e lo monitori. Alla fine, alla fine, se lo segui, gli fai tre citologici in un anno, questo qui lo becchi, capito? E quindi Perfetto. era in quella fase che era un po' più basso, mentre invece tornerà a essere più alto. Eh, la, la, la forma mastocitaria, l'anarma, è probabilmente una fase iniziale o di un anares o di una forma allergica, per cui i mastociti sono lì. Le forme neutrofiliche pure, cioè senza batteri adesso le hanno associate a forme di, di irritazione da smog, eh, quindi da, da inquinanti auto, e un lavoro è sui nuotatori professionisti, quindi sembrerebbe che il cloro effettivamente sia un fattore irritante importante. E, e in qualche, un altro lavoro sul reflusso gastroesofageo, però sai, anche lì stiamo parlando di, di due lavori. Però è chiaro che se uno trova un tappeto di neutrofili e questo paziente è sintomatico, una domanda, cioè una domanda se la deve fare potrebbe non avere una risposta. Sicuramente quel paziente probabilmente non si giova tanto del cortisone, perché gli manca il bersaglio. Sì. Tant'è quanto capiterà, no? Sarà capitato vuoi che il paziente sì. dice, sì, dottore, guardi, tanto non mi dia il cortisone che tanto a me non serve. Vai a valutare, magari lo fa male, magari non lo vuole fare, magari non te la racconta giusta, però ci sono quelli che non rispondono tanto. E te lo dice persino il New England che dice tuttavia qualcuno non va. ecco quindi, in quell'ambito lì ci sono anche quelli che non hanno nessuno. L'aspetto importante è che c'è qualcuno che non sa veramente niente. Allora, quelli che cosa sono? Ultimi dati, una domanda su probiotici e prevenzione della marcia allergica. Allora, eh, bah, dunque, qui è, mh, non è cambiato niente. Noi avevamo fatto qualche anno fa, era uscito questo, questo documento che avevamo fatto come SIPS, Sip, simri e quant'altro ed era eh, del, questo del 2000, eh, 2016 e eh, avevamo visto eh, come vedete qui vedete la, la, le, le conclusioni là, avevamo fatto le cose per bene c'è cioè fatto con il grade con tutto quanto quindi con le domande eccetera eccetera e la una delle domande erano possono i probiotici e i probiotici ehm, eh, Qualche modo intervenire sulla marcia allergica, eccetera, eccetera? La risposta è no. Ecco, quindi non, non, non lo vedete in giallo a sinistra. La somministrazione di probiotici per la prevenzione di asma, rinite e, e allergie alimentare non può essere raccomandata. C'è qualche piccola evidenza sulla prevenzione della dermatite atopica a patto che sia dato. Durante la gravidanza e nei primi sei mesi di vita del bambino in una popolazione ad alto rischio. Quindi, insomma, stiamo riducendo molto il campo. Sono andato a rivedere eh, grazie a questa domanda, anche se c'era uscito qualcosa di nuovo recentemente, perché poi c'era stato anche un documento della WOW, e Questo qui, come vedete, è adesso giace in practice quindi rivista importantissima 2020 e ci dice esattamente la stessa cosa. La frase dice: Non ci sono raccomandazioni. Per probiotici o prebiotici, e come sempre, poi c'è la frase di chiusura sotto che dice: More well designed in longitudine randomized control trials, cioè quindi sono necessari ulteriori e migliori studi. Che è la frase classica con cui si chiude quando sostanzialmente si dice che, no, che, non, abbiamo dei dati, che non abbiamo dei dati sufficienti. Ehm, dal punto di vista terapeutico, classico, quindi del cortisone, abbiamo anche due domande pratiche: epistassi e naso chiuso, prescrivono gli steroidi. La, eh, steroidi nasali? Allora la risposta è sì, nel senso che sappiamo che dal punto di vista della terapia lo steroide funziona molto bene sull'ostruzione, funziona molto bene sull'ostruzione in due modi. Uno, con un sistema, eh, con un meccanismo di tipo ehm, eh, non epigenetico, perché antiedemigeno, per cui mi sgonfia il turbinato e, e io sto meglio. E poi ho un meccanismo epigenetico che mi richiede molto più tempo perché c'è tutta l'attivazione della cellularità, eccetera, eccetera. Il massimo effetto richiede 24-48 ore. Diciamo che dopo 12 ore abbiamo già degli, dei miglioramenti. È chiaro che l'epistassi è uno dei, dei, come dire, ehm, degli effetti collaterali e qui. Eh, anche con, 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 il, con il gruppo romano abbiamo parlato tante volte dal punto di vista si fa sempre l'educazione di come di come fare il, il distanziatore di come fare eh, l'aerosol e quant'altro ecco due parole per spiegare come spruzzare bene nel naso eh, che va messo in modo orizzontale ci sono delle vignette interessanti su internet ma senza mettersi a testa in giù insomma uno in condizioni normali può cominciare a mettere lo spray nasale in maniera orizzontale e soprattutto orientato verso l'esterno, perché i turbinati sono sull'esterno. Se io lo dirigo verso il setto, il setto vascolarizzato inevitabilmente sangue. Quindi insomma, se il paziente ha l'ostruzione nasale, certamente magari ridurre i cicli, ma, ma questo de ma il cortisone deve essere fatto. È Emerso anche in questi giorni qui di covid più o meno positivo, lo steroide deve essere continuato. La presenza di neutrofili senza batteri, il ritorno segno di flogosi minima persistente con l'energia agli acari. Ne hai trovati in soggetti con test negativi? Sì. Allora, eh, sì. se non trovo gli osinofili, non... anche solo un eosinofilo, io non posso parlare di flogosi allergica minima persistente. Cioè, se trovo solo i neutrofili, eh, vuol dire che cioè, non posso parlare di... In un paziente, allora, se è un paziente che non ha test positivi, vabbè. Posso anche essere ragionevolmente tranqu tranquillo. Se un paziente che ha un prick test positivo, per esempio, agli acari, che notoriamente possono dare pochi eosinofili, e io non li ho trovati, allora devo essere sicuro di aver guardato bene il vetrino, devo essere sicuro di aver preso una quantità di muco sufficiente. Se sono sicuro, gliene faccio poi ancora un altro per essere veramente sicuro, perché in un paziente che è allergico agli acari non trovo proprio niente, prima di dire che lui. Soprattutto se ha qualche sintomo, devo proprio essere sicuro di aver guardato bene questo vetrino e di aver fatto un, un, prelievo, un, un buon prelievo. Se trovo solo neutrofili non posso parlare di flogosi allergica minima persistente. Ecco. questo spero di aver risposto alla, alla tua domanda. Qual è la percentuale di riuscita della SLIT per i comuni allergeni e se ci fossero nuove molecole della famiglia degli antistaminici? Allora, rispondo alla famiglia degli antistaminici, nuove molecole sono quelle che tutti noi conosciamo. insomma. Non c'è sostanzialmente niente di nuovo. Credo che sia nella, nella pratica di tutti noi sapere, avere pazienti che ti dicono che non rispondono a uno e vanno meglio con l'altro e viceversa, e che certi farmaci ben tollerati da tutti, a loro dal sonno Lorenzo. Quindi l'antistaminico è molto personale e, e in generale lascio quello che, che, a cui il paziente è fidelizzato e, e si trova meglio. Ehm, nuove molecole che a mia, a mia conoscenza, anzi. Mi sembra che si debbano abbandonare delle vecchie molecole che soprattutto in pediatria vengono ancora usate. Come vedo il futuro dell'immunoterapia specifica, la nuove delle direttive dell'EMA e dell'AIFA, bene, vediamo che cosa sono riuscito a, a rispondere. La percentuale di riuscita è una buona domanda, perché alla base di... Eh, di qui abbiamo degli esperti di immunoterapia, quindi tutti... Chi, chi lo fa sul campo sappiamo perfettamente come vanno le cose... Questo è l'ultimo procedimento avviato dall'AIFA eccetera eccetera, allora chi si occupa di immunoterapia sa perfettamente che cosa è successo, c'è stato tutto il passaggio dei prodotti registrati, nel frattempo le aziende sono rimaste un po' come si suol dire... Eh in mezzo, in mezzo a, al guado con prodotti che erano o in fase di registrazione o si pensava fossero registrati che in questo momento sono diciamo biudice per essere registrati e alcuni altri invece che verranno completamente abbandonati questo è successo un po random anche con delle discussioni tutto sommato abbastanza come dire un po eh non corrette dal punto, di vista, dal punto di vista scientifico, insomma, però qui vedete i tre, i tre step, i tre, i, anche qui i tre cluster, c'erano tre allegati, prodotti allergenici allergeni ammessi alla procedura di, 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 di registrazione, quelli che non sono proprio stati ammessi, che quindi andranno a termine fino a quando il paziente che sta già facendo quella terapia è lì e finché ce ne sarà, e prodotti per i quali le aziende hanno hanno, ehm, hanno notificato DAIFA addirittura la rinuncia, quindi questi verranno assolutamente dimenticati perché chiaramente per le aziende sono, è anche una questione di costi, non sarà facile registrare ehm, dei prodotti e questo è un grosso problema. Quindi, come la vedo io, la vedo un po' in salita, ecco perché certamente era un mercato che già si andava contraendo. Certo, non credo che questa, che, questa qui, che questa situazione qui vada a migliorare la, la situazione. Poi vorrei sentire il parere dei colleghi che, che, che fanno immunoterapia specifica. Eh, va bene, Quali sono, in che percentuale avranno, avranno, avranno un successo? Eh, qui tutti noi ci, ci dividiamo. Ci siamo sempre divisi in chi crede molto nell'immunoterapia e in chi crede poco. Non bisognerebbe essere una situazione di questo tipo qua, bisognerebbe essere una situazione di realtà, cioè di, di numeri. È chiaro che anche qui i dati sono stati inficiati negli anni dai famosi, dalle famose metanalisi che mettevano insieme tutto, quindi c'era un effetto trainante dell'immunoterapia in generale con dei prodotti che non avevano delle caratteristiche di qualità eh, ben, ben precise. Molto di questo è stato superato, soprattutto per quanto riguarda graminace ed acari, quindi abbiamo delle, come dire, delle, eh, dei farmaci a tutti gli effetti che per forza di cose sono dovuti essere eh, stati qui siamo andati avanti, sono dovuti essere registrati e quindi hanno superato tutta una serie di, tutta una serie di, di processi. Questa è la linea guida delle ACI di qualche anno fa e ci dice che l'evidenza più forte ovviamente è, per la, è ben documentata e per quanto riguarda la slit e soprattutto per quanto riguarda le graminacee. Tuttavia lo stesso documento, fatta per tre anni, eccetera, eccetera, tuttavia lo stesso documento dice che ci sono un certo numero di gaps, cioè di, di situazioni da superare, in, part in particolare ed è un aspetto che ci interessa a tutti per quanto tempo soprattutto nei bambini saranno i benefici cioè io faccio la terapia per tre anni per quanto mi porterò dietro l'eventuale beneficio questa è una domanda qui attualmente non, per la quale non abbiamo una risposta questi sono i lavori che tutti voi conoscete non ve li ho messi per completezza tanto la, la presentazione ci sarà lì questo è lo studio di Van, eh, di Uric per quanto riguarda le, le, le graminacee, insomma l'efficacia, eh, hanno valutato il total syndrome score quindi le percentuali sono percentuali sono percentuali eh, ovviamente in questo caso qui, vediamo se. Eccolo qua, miglioramento mediano 39%, 48%. <coughs> È chiaro che sono i big trial, sono una popolazione selezionata, insomma, hanno anche gli studi di questo tipo qui, hanno dei diciamo così, volendo vedere il pelo nell'uovo, hanno delle, delle variabili questo è lo studio di Bufe invece per l'altro prodotto. Anche qui è stato un trial multicentrico, 253 pazienti eh, che sono stati randomizzati. Obiettivo ovviamente è valutare l'efficacia. I dati sono questi: 24% per il sintomo, la riduzione dei sintomi intera stagione o 28% la conta pollinica per quanto riguarda score e sintomi, score e farmaci 34 35 Quindi, insomma, i risultati su questi gruppi indubbiamente ci sono stati, anche perché altrimenti non avrebbero certamente registrato i prodotti. Um, un aspetto che è riuscito a dimostrare anche. Eh, le, eh, uno dei due prodotti per le graminacee sull'asma, che in questo caso ha ridotto il 64% rispetto al, al placebo, che non è poca cosa. Quindi, loro hanno aggiunto nella loro scheda tecnica il, il disease modifying per quanto riguarda l'asma, che è un aspetto certamente, certamente importante. È uscito anche. Eh, erano già usciti dei lavori sugli adolescenti, questo e quello sui bambini, eh, per quanto riguarda un prodotto eh, per gli acari della polvere che ha, avuto, ha dato una differenza statistica nelle due popolazioni del 23% ed è questo il primo lavoro sulla popolazione pediatrica per quanto riguarda le tablets eh, agli acari. Questi sono insomma, i prodotti registrati. Ehm, Sull'asma, che è uno degli aspetti che a noi interessa di più, in realtà siamo ancora abbastanza in alto mare. Eh, Quest'anno abbiamo scritto con, con Gianni Passalacqua e Diego Peroni una, una, peccola, una piccola review su Current Opinion. E sostanzialmente, vedendo tutti quelli che sono i lavori, eh, abbiamo, queste sono le nostre conclusioni. L'immunoterapia, certo, che ha dei numeri per essere giudicata eh, efficace anche nel trattamento dell'asma dei bambini. Tuttavia, e, e qui ci riportiamo ai discorsi delle meta non possiamo traslare un effetto. Di tutta una classe di prodotti su un singolo prodotto, quindi non è più un problema. L'immunoterapia funziona, è quel prodotto, nome e cognome funziona o non funziona. E poi abbiamo una serie di, 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 di situazioni future che devono essere chiarificate, cioè quando iniziarla. Per adesso le linee guide dicono i cinque anni, però a parte questo, non, altro non sappiamo. Esistono e quali sono, se esistono. <ride> un, 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 un biomarker predittivo che mi dica «sì, guarda, questo paziente andrà bene». Sappiamo tutti che la scelta è fondamentale, tutti noi facciamo, studiamo bene il nostro paziente, abbiamo, abbiamo fatto la diagnostica cutanea, abbiamo fatto spesso il dosaggio delle molecolari per essere sicuri, soprattutto se sono dei poli sensibili. Ammettiamo di aver fatto tutto bene, aver scelto tutto bene, certamente avessimo qualche biomarker più, più preciso, questo ci, ci aiuterebbe tantissimo. Poi, soprattutto, bisogna capire anche quanto è grosso questo aspetto preventivo, cioè quanto siamo riusciti a modificare la storia di questo paziente, perché se siamo, gli abbiamo tolto 5 giorni di terapia, insomma non è, che fatto, non è che abbiamo fatto tanto e soprattutto quant'è la, 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 quant la durata ottimale di questo trattamento adesso si fa tre anni perché gli studi registrativi sono, stati questi, sono sufficienti e soprattutto quanto durerà quanto è il eh, long lasting effect questo insomma, sono delle domande ancora aperte ecco. bene qualche domanda sul, sull'immunoterapia che so che è un argomento che ovviamente a tutti voi molto caro e Beh, mi pare che hai detto tutto quanto tu e io ormai mi sono convinto ci credo nell'immunoterapia eh, bisogna assolutamente selezionare bene il paziente i prodotti che non sono assolutamente identici come dicevi tu però se si fa un buon matching di selezione paziente ed adeguata terapia i risultati sul campo si vedono e come Volevo aggiungere soltanto una cosa che la selezione del prodotto è importante, ma oggi ne abbiamo sempre di meno. Ci semplificano il problema. E questo è l'aspetto: perché, perché poi parliamoci chiaro: eh, chiaramente c'è un problema di mercato dietro, nel senso che praticamente eh, la parietaria è una pianta che interessa un numero limitato di persone nel mondo, ma piuttosto ampio per quanto riguarda l'Italia. E bisogna vedere se c'è un'azienda che decide di investire su una registrazione per la parietaria, noi potremmo dire al nord la stessa cosa della Betulla anche se al nord noi ci possiamo tirare dietro anche un po' i paesi scandinavi che magari qualche, cosa, qualche interesse in più ce l'hanno, no? però comunque io penso che se a, ammettendo che le cose vadano al meglio dopo Graminace e Accari al massimo potremmo avere Betulla, Ambrosia e, e forse la parietaria credo che la cosa si chiuda lì, ecco allora, steroidi nasali, come scegliere uno al posto dell'altro? E poi è sempre valido il concetto che si cura bene una rinite natura allergica prima della comparsa dell'asma? Sì, la, la risposta alla prima domanda è relativamente facile perché ci aiutano gli studi di, farmaco, di farmacodinamica. Ecco, questo è l'unico, peraltro, position paper eh, del eh, squisitamente pediatrico talleggi, quello di Roberts di qualche anno fa, 2013. Allora, se noi valutiamo eh, da pediatri che ci preoccupa ovviamente la biodisponibilità disponibilità del, del, dello steroide, chiaramente noi abbiamo i due frutti casoni, quindi il furoato e il propionato. E il Mometagione Furoato, che sono quelli che hanno un assorbimento pressoché eh, a livello della mucosa nasale pressoché inesistente, e poi via via gli altri, alcuni non sono neanche in, eh, in commercio in Italia. Bisogna ricordarsi: quindi, questo al fine di questa, della, della domanda, la risposta è questa. Bisogna anche ricordarsi che chiaramente eh, la biodisponibilità è data da quanto tempo questo rimane sulla mucosa nasale. No? Quindi, le, no, voi dovete pensare che le ciglia. Chi ha fatto qualche corso con, con, con Matteo Gelardi, le ciglia le ha viste più volte. Allora, qualsiasi cosa noi mettiamo a livello del turbinato inferiore, è eh, un quarto d'ora, 15-20 minuti dopo lo troviamo nel cavolino faringeo. Eh, quindi vuol dire che le ciglia in un quarto d'ora portano via tutto. È chiaro che se per avere poca, poca, poco assorbimento, vuol dire che il farmaco resta poco a livello della mucosa nasale. Il problema è che potrebbe anche avere un'efficacia minore quindi sui diciamo che sui pazienti che rispondono magari non così tanto eh, bene allo steroide pensare magari di passare da una molecola all'altra questo ci potrebbe anche stare dal punto di vista dell'assorbimento certamente questi tre che vedete a 0,5 ci danno una garanzia, una garanzia importante ed assoluta però bisogna anche tenere in considerazione gli altri aspetti se non posso utilizzare cortisone a livello locale comparsa di herpes quale alternativa Beh, questa è una buona, è una buona domanda. Eh, allora, se non, se non posso usare il cortisone, posso affidarmi a livello locale, posso affidarmi soltanto l'antistaminico topico, eh, la vecchia gelastina, che credo, che sia, ancora, che, credo che sia ancora in commercio. Può anche essere usato. Ci sono dei prodotti eh, che contengono l'acido glicirretico, per esempio, e eh, il mannitolo che hanno dimostrato di avere una certa. Eh, una certa validità anche dal punto di vista dell'Ede, dell ma insomma è chiaro che eh, se non posso usare il cortisone mi devo arrangiare in questo modo qui. Se sono di fronte ad un paziente che ha più di 12 anni, beh, posso anche pensare di provare ad usare per un breve periodo un, un vasocostrittore, ecco. eh, se è un bambino sotto i 12 anni questo non posso neanche usarlo insomma. E poi ovviamente l'antistaminico per bocca, quello che posso provare. Se però a livello topico mi devo aggiustare in quel modo lì. Ecco. Quali sono i segnali di allarme che un pediatra deve riconoscere e prestare attenzione per prevenire i polipi nasali? Beh, allora questo è un po' il riassunto finale di quello che, di quello che ci siamo detti fino ad adesso. No? Allora, se io ho un paziente che ha una storia eh, complicata, che inizia soprattutto precocemente, che ha una familiarità per la topia e la poliposi nasale che ha un'età, abbiamo visto, precoce di comparsa della sintomatologia. Allora, questo è un paziente che dovrebbe, in un mondo ideale, per carità, insomma, sappiamo tutti quali sono le nostre vite, i nostri studi, il lavoro, quant'altro, insomma, è facile poi in questo momento qui a volte parlare di rinite, sembra, no? dopo aver passato ed essere dentro questa storia del Covid, insomma, sembra anche un po' surreale, però... Eh, scolleghiamoci per un attimo da questo aspetto. Eh, la valutazione spirometrica dovrebbe sempre essere fatta, e possibilmente dovrebbe essere fatta in un periodo precoce, cioè quando il nostro paziente sta ancora bene, proprio per avere un'idea migliore della sua situazione, capito? Eh, anche per sapere quando è eventualmente peggiore. Eh, L'osinofilia ematica abbiamo detto che dovrebbe essere che dovrebbe essere guardata e monitorata, un emocromo, alla fine è uno degli esami che viene fatto più, più facilmente anche per altri motivi, eh, ai minimi sospetti la valutazione dell'ottorino, anche qui l'ottorino la fibroscopia, è inutile che stiamo a dire che se non fa la fibroscopia è inutile che facciamo la visita e poi, e poi monitorare l'eventuale comparsa di, di asma nel tempo. Eh, ecco, sì, pensavo di aver messo ancora una diapositiva sulla, sulla domanda precedente, della, che ha sempre senso curarla, la risposta è in parte anche qui, nel senso che certamente, più che ecco, quello, eh, quello che volevo dire mi è venuto in mente adesso, più che curarla bene, perché curarla bene adesso l'abbiamo visto che in un bambino sostanzialmente abbiamo a disposizione non tantissime cose, io direi che il messaggio sarebbe occuparcene bene, cioè eh, pensare che non sia questa cosa qui, non si va bene, insomma, c'è la rinite allergica, chi se ne frega. Ecco, ma sì, c'è raffreddore da pieno. Vabbè, molte di queste cose sono sicuramente così. Però prestare un po' di attenzione a quelli che possono essere dei segnali un po' più ampi, perché poi il, il confine l'abbiamo visto con l'asma e con la poliposi è abbastanza labile e soprattutto noi da pediatri cosa succede che poi quando ci avrà più di 14 anni il pediatra dice "Eh, sì, non lo vedo più". Ecco, eh, in fondo vale lo stesso discorso per l'obesità o per molte altre malattie. Chi si occupa di allergia poi però il paziente lo vede sempre, no? E quindi, ecco, direi che curare in, in, in più che, più che dall'inglese to, to cure, to care, ecco, se vogliamo usare un, un termine, come dire, elettorale si può dire, ecco, però non mi candido, volevo dire. Bene, io avrei finito, se avete altre domande, eh, se avete ancora delle cose da dire, sto volentieri con voi. Qualche consiglio per sintomi importanti agli occhi che non rispondono alle comuni terapie? Bene, dunque, anche questa è una domanda, è una domanda interessante. Allora, la verna l'è quasi sicuramente sottostimata e, e spesso viene confusa, perché magari in stagione anche con la, con la congiuntività allergica. E non è così, perché così come c'è la nares a bassa cellularità. Eh, ci sono anche le verne alla bassa cellularità, cioè il, il, io ho parlato di citologia nasale, ma abbiamo, ne faccio un certo numero di, di, di esami congiuntivali. Hai un po' meno materiale, indubbiamente, però il risultato è lo stesso. Allora, intanto fare attenzione a quello: se non risponde alle comuni terapie, la domanda che uno si deve fare è che non sia effettivamente qualcosa in più, perché se il paziente non risponde all'antistaminico topico. Lo steroide sappiamo tutti che possiamo darglielo una settimana, dieci giorni, poi non possiamo darglielo di più. Pensare che questo paziente abbia qualche altra cosa e allora ecco che può essere utile la ciclosporina. Quindi, in questo ci può essere utile eventualmente un oculista, a patto che sia un oculista che sappia di che cosa stiamo parlando, perché la Bernal, paradossalmente la conosciamo più noi di quanto non la conoscano gli oculisti. Quindi, direi che, che, che il messaggio potrebbe essere questo, ecco perché al cortisone alla fine rispondono quasi tutti. Come fai il prelievo della congiuntiva in primis e poi secondo, come fai, esiste una eh, l'equivalente della LAR anche a livello congiuntuale, potrebbe beh, essere una congiuntiva allergica? Sì, sì. Guarda, allora, due cose, se è un bambino piccolo mi accontento, se un bambino mi accontento di, della, della congiuntiva sotto, senza rovesciare la parte, ma se è un adulto con la con, eh, con la matita gli sollevo la, la palpebra sopra e quindi riesco a farlo lì che sono sicuro di avere un po' più di cellularità. Ehm, allora, eh, qui in Liguria per anni c'era stato un oculista che, ma già, sto parlando di 15-20 anni fa, che diceva che lei cercava le leggi locali a livello, livello dell'occhio. Ecco, quindi, sicuramente, poi non sarebbe più parlato a livello di. A livello di di, di lavori non si è più parlato praticamente, non ho mai più visto lavori di questo tipo. Dovrebbe uscire tra poco perché lo abbiamo pubblicato come Position Paper delle ACI. Non so se verrà pubblicato su Allergy o sull'altra rivista del, del, che c'è adesso delle ACI. Eh, un Position Paper su occhi naso bene dottor Landi, io la ringrazio moltissimo Niente. per, per questa ottima presentazione e ringrazio tutti per la partecipazione bene. e vi, vi saluto, vi auguro una buona serata, grazie a tutti grazie a voi, grazie